una situazione che è un po' nuova e sembra un po' paradossale rispetto anche agli altri gironi. Se andiamo a vedere la classifica, ci sono distanze ben più nette. Da noi, nel fondo della classifica, le squadre comunque continuano a vincere con anche colpi esterni, tipo settimana scorsa il Verona ha vinto con la Feralpi, quindi. È un campionato molto, molto livellato, il più livellato dei tre gironi, direi, e quindi ci sarà da lottare fino alla fine per tutti. Essendo tante squadre, comunque i punti non li possono fare tutti, quindi diventerà importante ogni singolo Diventeranno punto. importanti gli scontri diretti, anche quelli delle altre. Sì, scontri diretti anche delle altre squadre che si devono affrontare tra di loro e si giocherà sui piccoli punti anche. Siamo in un momento del campionato con la classifica così corta in cui se le partite non le puoi vincere non le devi perdere. Perché, come ho detto, anche il punto può diventare fondamentale a fine anno, quindi dobbiamo fare più attenzione e stare più attenti. A volte uno prepara delle cose e poi non riescono. È anche vero che a noi succede troppo spesso E quindi devi cambiare. ed è Come, anche. come, È anche vero come? che nel preparare una partita, secondo me, poi bisogna tener conto dell'errore del singolo. Ne abbiamo parlato anche in spogliatoio, la condizione fisica ormai non c'è tempo per andare a migliorarla, bisogna dare quello che si ha. Non c'è più tempo per andare a lavorare in ottica futura, ormai manca poco e bisogna cercare di dare il 100% di quello che si ha da mettere a disposizione alla squadra. Il calcio è uno sport di squadra, si è in tanti e io sono dell'idea che il gruppo viene usato sempre la parola gruppo, sono un gruppo forte, ma vuol dire tutto e vuol dire niente, nel senso che tanto alla fine il gruppo bisogna farlo in campo. Sì. Cioè, uno, sono dell'idea che ho vissuto spogliatoi in cui le persone si trattavano con il massimo rispetto, ma non c'era un rapporto che andava al di là dell'essere collega, ecco. Ci sono momenti dei campionati difficili, importanti, in cui magari una partita come quella di Bergamo è nella speranza, quantomeno di tutti, che ti potesse dare qualcosina in più e slanciare magari verso la fine. Giusto. Io Lui col sono in Pescara. prestito, c'ho il contratto col Pescara, quindi a fine anno rientrerò dal A Pescara. prestito. Poi dovrò parlare con la società per capire un po' quali sono le loro intenzioni, sentire le mie e instaurare un discorso. È un'ottima squadra, lo era anche nel girone d'andata, per di più adesso sono in un ottimo momento e in più soprattutto perché al di là che arriviamo da una partita che non ci può permettere nessun calo di attenzione assolutamente. È un momento importantissimo, direi, e loro sono in un ottimo momento, arrivano da una vittoria roboante in casa e quindi saranno anche in piena fiducia.